1 aprile 1939, Francisco Franco annuncia la fine della guerra civile spagnola, combattuta a partire dal luglio del 1936 fra i ribelli franchisti, noti come Nacionales, e i Republicanos, ovvero le truppe lealiste fedeli al governo legittimo e sostenitori della Repubblica Spagnola. I repubblicani ne escono sconfitti. Inizia la dittatura di Francisco Franco. Queste lunghe teorie di profughi che si avviano verso la frontiera francese sono tutto quello che resta della resistenza al franchismo. In gennaio è caduta Barcellona. In marzo, dopo un assedio di 20 mesi, è caduta Madrid. Gli aiuti italo-tedeschi ai nazionalisti, la riluttanza franco-inglese ad aiutare i repubblicani, i feroci contrasti fra questi ultimi hanno fatto pendere la bilancia a favore di Franco. Mentre tacciono le armi, scende sulla Spagna la notte della dittatura, che durerà più di 30 anni. Franco è adesso il capo indiscusso e provvidenziale, il monarca a vita della Spagna, anche se nessuno lo ha eletto a questa carica, anche se egli si guarderà bene dal chiederne la ratifica agli spagnoli. Nessuno del resto lo solleciterà a farlo, né coloro per i quali ha vinto, né gli sconfitti, di cui egli si prepara a prevenire le proteste e le aspirazioni con la repressione poliziesca, il carcere, o più semplicemente con il ricordo della guerra civile che paralizza ogni volontà di riscossa. Lo Stato che sta per nascere è quello che Franco ha preannunciato fin dal 1937, uno Stato autoritario e corporativo, dal quale le libertà sono bandite e che si regge sulla delega in bianco a governare una vecchia e gloriosa nazione rilasciato da un pugno di oligarchi a un generale ribelle alle leggi del suo paese. Per tutto il 1939 continuano le persecuzioni contro i repubblicani. Ciano, che nel luglio di quell'anno rese visita a Franco, riferì che 200.000 persone erano in carcere e che ogni giorno, scrive testualmente, si facevano processi a una velocità tale che li direi quasi sommari. Ci sono ancora molte fucilazioni, nella sola Madrid da 200 a 300 al giorno, a Barcellona 150, a Siviglia 70. Più tardi, al terrore, subentrerà l'indifferenza.